Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo subito con la cronaca e partiamo da Catania, dove è stato arrestato un uomo originario del Gambia che spacciava nelle zone della Movida. Per tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti sentiamo il servizio di Francesca Glieri. È uno straniero il pusher dei giovani che marinano la scuola e di quelli che frequentano i luoghi della Movida etnea. A Catania, un richiedente asilo di 26 anni, originario del Gambia, è stato arrestato dalla polizia che lo ha sorpreso nella zona di via di San Giuliano con le stecchette di hashish pronte per essere cedute. Dalle indagini è emerso che l'uomo, insieme ad altri extracomunitari, hanno costituito proprio nel rione San Birillo Vecchio un sodalizio specializzato allo spaccio al minuto di hashish e sostanze stupefacenti di tipo leggero. Ci spostiamo a Ragusa, dove ci sono novità sul caso del bimbo morto 2 giorni fa in un ospedale del capoluogo Ibleo. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con la redazione di Ragusa News, dove c'è Giuseppe Savà. Il manager dell'ASP 7 di Ragusa, Maurizio Aricò, ha nominato una commissione di inchiesta composta da 3 medici, da 3 saggi, che indagheranno sulle cause della morte del bambino di 11 anni che è ispirato al Maria Paternò Arezzo di Ragusa 2 giorni fa in seguito a un presunto caso di mala sanità. Il bambino aveva avvertito delle fitte allo stomaco, sembrava essere affetto da gastroenterite. Dopo un primo ricovero, un secondo ricovero, è morto. Ora l'ASP vuole vederci chiaro sul caso. Prenderà il via lunedì mattina la seconda tranche della raccolta differenziata. Vediamo cosa cambia, in quali zone verrà operata nel servizio di Grazia Sicali. Si allunga fino a via Monserrato, via Gabriele D'Annunzio, via Le Vittorio Veneto e via Caronda la raccolta differenziata porta a porta a Catania. Sono complessivamente 17.500 le utenze, oltre 3.500 quelle non domestiche. Anche per questo secondo step, che partirà lunedì prossimo, i facilitatori hanno consegnato i kit ai cittadini. Le utenze dei condomini di maggiore dimensioni e quelle non domestiche possono conferire al servizio porta a porta gli scarti della frazione organica, del vetro e della carta, anche mediante appositi bidoni carrellati. Il conferimento dei rifiuti urbani è effettuato esclusivamente dalle 20 alle 22.30 con queste modalità: lunedì l'indifferenziata, martedì, giovedì e sabato la frazione organica in sacchi biodegradabili e compostabili. Il mercoledì verrà depositata la carta all'interno di un apposito secchiello di colore blu. Venerdì plastica e metalli nei sacchi a perdere trasparenti sotto le abitazioni o nelle isole ecologiche interrate. Domenica il vetro. I bar, ristoranti, fruttivendoli e fiorai dovranno effettuare il conferimento degli scarti della frazione organica con l'esposizione dell'apposito bidone carrellato grigio o del secchiello espositore anti-randagismo. Lunedì il conferimento dell'indifferenziato, giovedì e sabato dovrà essere effettuato il conferimento del cartone, cartoncino asciutto, piegato e legato, mercoledì carta nel secchiello antirandagismo di colore blu, mercoledì e domenica plastica e metalli, martedì e domenica sempre per bar e ristoranti. Il vetro, in questo caso il colore del bidone carrellato, sarà verde. Ogni violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. A vigilare sarà la Polizia Municipale. Primo bilancio dei saldi ad una settimana dal loro avvio. Si fanno già le prime stime. Abbiamo sentito il vice direttore di Confcommercio Catania, Francesco Sorbello. La prima settimana di saldi invernali si chiude in Sicilia con un bilancio positivo, si registra un segnale di ripresa, il volume di affari aumenta dell'1-2% rispetto allo stesso periodo del 2015, secondo i dati di Confcommercio Sicilia. Non è andata male, ma neanche benissimo, commenta Pietro Agen. A frenare la ripresa piena del settore dopo lo stallo delle vendite a novembre, anche i pagamenti posticipati delle pensioni che hanno creato un clima di sfiducia. Prosegue in realtà l'andamento positivo del Natale. Avevamo avuto un Natale con un più 4-5% sia in città che in provincia. E la cosa positiva, il fatto più bello, è che la città, il centro storico, le aree urbane reggono rispetto alla concorrenza dei centri commerciali. Il tamtam è partito nei giorni scorsi su Facebook. I giovani si sono dati appuntamento in piazza Università con un preciso obiettivo: ballare e liberare la musica. Intanto domani ritorna il lungomare liberato a Catania, ma per tutti i particolari sentiamo il servizio di Marco Zappalà.
Free music, free dance. Oggi Catania è diventata la protagonista di un flash mob inconsueto. In Piazza Università, infatti, è stato possibile portare uno strumento musicale, ma soprattutto chiunque ne ha voluto si è liberato in danze per dimenticare tutte le preoccupazioni. L'iniziativa, organizzata dalla comunità The Liberators of Catania, è stata presentata su Facebook ed ha subito incuriosito molti catanesi. Intanto domani, primo appuntamento del nuovo anno con il Lungomare Liberato, l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Catania che prevede giochi, animazione e mobilità sostenibile. Come di consueto, il tratto da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia sarà chiuso alle 10 e verrà riaperto alle ore 18. E adesso una storia che raccogliamo grazie a newsicilia.it. I cittadini di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, hanno adottato un'anatra. Ma sentiamo cosa accade nel servizio di Andrea Lo Giudice. Si aggira per il comune di San Giovanni La Punta e molti l'hanno avvistata. È un'anatra ribattezzata dai concittadini la paparedda di San Giovanni Evangelista. E sì, perché il simpatico animale ha fatto la sua prima apparizione proprio davanti alla cameretta del santo patrono nel giorno solenne, il 27 dicembre, e da quel momento non si è più allontanata dal paese, come testimoniano le foto che vi mostriamo. Immediato è stato il tantam di sensibilizzazione su Facebook. Con paesani puntesi, recitano alcuni post, è arrivata dal cielo un'anatra bellissima. È un messaggio di pace, quindi se la notate non abbiate secondi fini, cibatela e basta. E così, tra una stradina e un'altra, con le sue penne bianche, nere e verdi, sfila beata. Bene, era questo l'ultimo servizio. Vi ringraziamo per essere stati con noi. L'appuntamento col TG News torna lunedì, ma continuate a seguirci sui nostri siti internet di riferimento. Buon proseguimento e buon weekend. Secondo i tabloid americani, Kate, la moglie del principe William, è incinta per la seconda volta. La terza. Adezza. E allora, o non ci funziona la televisione, o principe, ma se non, o comandare, non è meglio di... Ci siamo capiti.